Luce, luce, guarda luce, ripeti luce. Un fis e una stella, un mogile vinto. Fammi una bella domanda. Oh ragazzi, impazienti di ricevere domande. Ma questo è il compleanno di Maria, quella che sta volando. Maria è una bravissima ragazza. Gli auguro 100 di questi 18 anni. Quindi 118 anni gli devo. E a parte i meravigliosi auguri, uno splendido aggettivo. È una donna ammustiata. In che senso ammustiata? Ammustiata nel senso che è tranquilla, non dà fastidio. Si usa la maggior parte delle volte con i cavalli. Quando dice ammustè, allora si ferma il cavallo. E lei è ammustiata. Ma giriamo un po' per la festa. Lui è il mio compare. Compare e scompare, cioè non è che. È un mago quindi. Bravo. Ma scuoglione con me, è posato? No, ha bisogno di un po' di verve, capito? Un qualcosa. Cioè, no verma, il verve, verve. A cosa è propedeutica questa verve? Propedeutica? È difficile questa parola. Cioè, il discorso è propedeutica, cioè non ho capito la. A cosa serve la verba? No, a cosa parola. Serve? Propedeutica. Cioè prima. Prima di tutto, prima del deutico, propedeutico, deutica, dentista. Comunque sta festa si è tenuta all'Ammott a Barcaturo, ma i ragazzi non erano autoctoni, erano di... Di Piazzolla, la fine del mondo, non esiste niente di più bello di Piazzolla. Siamo guaglioni di Chiazzolla, non dire mai Piazzolla, e se mi guaglioni a Chiazzolla, è il nostro stile, il nostro modo di approccio. Qual è il tuo metodo di approccio? Quasi piuttosto un panaio. La verve è importante per essere più... Vabbè, ho capito, sto fatto della verve è un eufemismo. Un eufemismo per... Eufemismo? Perché parla così difficile? Cioè devi essere un po' più semplice, però la gente non ti comprende altrimenti. Ma a questo punto qua gli serve solo la verve. E manca la verve. A parte la verve, sono rimasto incuriosito dai cocktail che stavano bevendo gli invitati. Zenzero! Zenzero! Mosco Müller! E che è un nuovo yogurt! Mosco Müller! Fate l'amore con... Il sapone! Sapone! No, sapore! Sapore! Con il sapore! Re! Che cocktail hai scelto? Angelo Azzurro. Cosa bevi. È dovuta la tua scelta? A Giorgio. A io, l'hai abbinato? Ho fatto innamorare. Sei abbinato? Ma torniamo alla bellissima Maria, perché ci tengo ad ascoltare un aneddoto su di lei. Invece raccontami un bel aneddoto. Aneddoto? E che è questo aneddoto? Vamo, aneddoto che vuoi? Alzo le mani, non lo so. Un aneddoto? Sì. Ah? È un aneddoto, è una specie di detto. Tu ce l'hai un aneddoto con Maria? Sì, gliel'ho regalato questa sera. L'aneddoto, l'aneddoto. Aneddoto derivato dal greco. Anno de... Cazzo significa aneddoto? È quella cosa che si mette vicino lì. Quello è l'anello. Vabbè, aneddoto è più piccolino. Aneddoto mi ha steso, è stato davvero fantastico. Comunque ragazzi, per contenuti extra di questa festa potete andare sul mio profilo Instagram Buonrossi e tra le storie troverete spezzoni inediti molto divertenti. Un bacio. E la verba è una cosa importante, cioè è una cosa che ti mantiene nel tempo, non solo quando sei giunto, per mantenerla. Forse è una metafora della la verba, una metafora per qualcosa. Metafora, metafora, medaglia, è così si fa. Metafora, medaglia, metafora, sempre più forte. Metafora, medaglia, metafora, capito? Cioè in questo senso qua.